Siamo sicuri che questo sia l'inferno? È così pittoresco. Potrei viverci qui. Questo è un regno di sofferenza senza fine. Accettane la desolazione. Si adatta alla nostra opera. Accettane la desolazione. Ma ti ascolti mai quando parli? Vulgrim ha menzionato 4 fari che devono essere accesi per aprire l'ingresso del tempio. Allora diamoci da fare. Thank you.
aspettanti! Continuiamo a combattere! Faro acceso. Manca ancora uno. Quasi fatta!
cosa bisogna ammetterla sull'inferno. È sicuramente... ragione in più per agire rapidamente. Lucifero farà in tempo a convertire altri alla sua causa mentre lo cerchiamo. Il consiglio ha decisamente un conto in sospeso con il vecchio Lucy. Non lo invidio. Tradisce l'equilibrio. Non sappiamo nemmeno cosa abbia fatto. La nostra causa è giusta. Perché devi sempre fare domande? Dovresti provare a farne qualcuna anche tu ogni tanto. Smettila di fare il bravo soldatino. Ma immagino sia più facile fare ciò che facciamo se non ci chiediamo il perché. Fratello, per il tuo bene, proseguiamo in silenzio. Abbastanza pazienza per i trucchetti magici.
Holmgren avrebbe potuto avvertirci che questo posto stava andando in pezzi. È perfino più decrepito di lui. Dobbiamo muoverci con cautela. Tu stai dicendo a me di muoverci con cautela? Niente in questo regno è sicuro. Sono così felice che tu sia qui per aggiornarmi su dettagli importanti. Equilibrio!
dannato posto sta venendo giù! Sbrigati, fratello! Mancato poco. Temo di aver parlato troppo presto. Il mio senso per i tesori sta formicolando. Che tipo di artefatto è questo? Sta vibrando. Lo senti? C'è una sorta di energia intrappolata al suo interno. Forse ha qualcosa a che fare con questi strani glifi. Guardati, cervello e muscoli. C'è modo di proseguire. Dannazione. Calma, fratello. Sono sicuro che c'è un modo. Dobbiamo solo usare la testa. Preferisco usare la mia come ariete di sfondamento. Thank you.
geraglifi. Ancora enigmi esasperanti. Deve essere l'occhio rivelatore che Pulcrim sta cercando. A cosa pensi che serva quel cadavere fluttuante? Presumibilmente ad aiutarci a trovare Lucifero. Giusto. A meno che questo affare in qualche modo conceda a Pulcrim un potere illimitato e lui lo usi per assoggettare l'universo. La tua immaginazione è estenuante. Ehi, potrebbe succedere. È in grado di scrutare attraverso le dimensioni e trovare ciò che non desidera essere trovato. Hai bisogno di appartarti un po' con quella sfera, Pulcrim? Usando l'occhio insieme alla scintilla ardente, saremo in grado di trovare Lucifero. Lasciate che inizi l'incantesimo. Ce l'avete fatta. Scusate, Riccardo, ho dovuto fare un po' di pulizie. Samael, qualunque cosa tu stia tramando finisce qui. Dici quello che sai o assaggerai la mia lama. Non sono in condizione di combatterti, cavaliere. E come ho già detto, non ho nulla a che fare con il piano di Lucifero. Confido che il mio socio Pulcrim si sia prodigato in mia assenza. Se per prodigato intendi mandarci in ogni angolo dell'inferno a rischiare la vita per recuperare qualche pietra luccicante, allora sì. Silenzio! L'occhio ha individuato tracce dell'essenza oscura di Lucifero. Sembra che abbia fatto visita al demone Mammon. Mammon? Lucifero è in combutta con i signori dell'inferno. Quel verme ingordo. Perché voi cavalieri non bussate alla sua porta e gli strappate la testa per me? Non siamo i tuoi galoppini, Samael. Serviamo solo il consiglio. Vi aiuterò a trovare gli altri signori. Se si sono uniti al complotto di Lucifero, trovarli sarà utile a entrambi. Cominciate da Mammon. Terremo in piedi questa alleanza temporanea fino a quando non avremo smascherato il complotto di Lucifero. Non un attimo di più. Naturalmente. Buona caccia, cavalieri. Mi farò sentire. Spero che abbiate con voi parecchie monete. Trattiamo. Ho sentito che avrete di che
divertirvi. Rimanete un po'. Le monete sono ovunque. Tenete gli occhi aperti.